sfratti, i tafferugli davanti al municipio dopo lo sfratto di una famiglia che occupava abusivamente un alloggio al Varignano, due feriti, comune presidiato dalle forze dell'ordine. Aiuti ai nomadi, minacce al sindaco di Lucca, Tambellini, che ha ricevuto telefonate anonime al cellulare e a casa, tanti attestati di solidarietà. Stazzema riaperta la provinciale, il sindaco Silicani ha disposto la riapertura della strada a senso unico alternato, ma rimane l'emergenza. Si candida Alessio Ciacci, l'ex assessore correrà per la carica di sindaco a Capannori, sostenuto dalla lista ABC. Lo sport, il Forte dei Marmi travolge Trissino, nessuna sorpresa nella 15ª giornata di hockey su pista, vince anche il CGC. Una sconfitta che brucia la Pallacanestro Lucca, pensa ancora al KO rimediato a Roseto. Domenica arriva al Palatagliate il Ravenna. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. A Viareggio è stata una giornata di alta tensione a causa degli sfratti e dell'emergenza abitativa. Dopo uno sfratto avvenuto in mattinata al Varignano, decine di persone si sono recate al municipio. Sentiamo il servizio di Roy Lepore. Aumenta sempre più l'emergenza abitativa nel comune di Viareggio, dove sono diversi gli sfratti programmati da parte della Procura di Lucca per cercare di riportare alla normalità una emergenza che diventa sempre più critica con il passare dei giorni. Momenti di tensione si sono registrati al quartiere Fontanini al Varignano, dove nella mattinata è stata eseguita la liberazione di un appartamento occupato abusivamente da circa 14 anni da una famiglia composta da quattro persone, moglie, marito e due figli. Il quartiere è stato presidiato dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. La donna, mentre stavano portando via i mobili, si è fatta male ad una spalla ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Tensione anche davanti al comune, poi nella tarda mattinata, dove diversi cittadini che hanno lo sfratto hanno tentato di entrare all'interno, ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Ci sono stati contatti fisici nella colluttazione, una ragazza di 16 anni ha preso un calcio nel petto ed è andata in ospedale anche lei per farsi curare. Tutto il pomeriggio il comune è stato presidiato da polizia carabinieri e polizia municipale, visto che i cittadini sfrattati non se ne sono andati. Per il neo assessore alla sociale italiana Lazzarini i problemi quindi rimangono e nello stesso tempo si spera che il comune di Viareggio si renda conto che il problema abitativo e del sociale in città va messo al primo posto, vista la situazione che si è creata nel corso degli anni. Da aggiungere al servizio che nel pomeriggio il sindaco Betti ha ricevuto una delegazione degli sfrattati. Ha ribadito che l'abitazione sgomberata era occupata abusivamente dal 2000 e che ci sono altri 20 appartamenti a Viareggio che vanno liberati perché occupati abusivamente. E adesso andiamo a Lucca, parliamo delle minacce al sindaco Tambellini, minacce legate alla vicenda dei nomadi. Non è spaventato, bensì deluso e amareggiato Alessandro Tambellini dopo le minacce ricevute al cellulare e al telefono della propria abitazione. Il sindaco di Lucca è stato offeso e minacciato per la questione delle case Rom, un brutto episodio per il quale ha deciso di sporgere denuncia alla polizia. Per Tambellini la situazione che si è generata è colpa di una scorretta informazione arrivata alla gente. Le nuove case saranno per tutte le famiglie in difficoltà, senza distinzioni. No, io sto vivendo questi momenti con molta serenità, non sto affatto vivendo momenti di angoscia personale. Semplicemente rilevo una questione che deve finire, perché rilevo che alcune situazioni devono concludersi, come tutta questa agitazione creata su un tema che alla fine era soltanto un tema di discussione, era la previsione di un progetto che tra l'altro abbiamo spiegato poi che connotazioni aveva e che difficoltà aveva anche nella sua realizzazione, così come ora per l'altro progetto che abbiamo presentato, il progetto di via Brunero Paoli, crediamo che debba essere ricondotto alle giuste connotazioni. Se realizzeremo quelle case, dico se perché non è ancora stato approvato il nostro progetto, ebbene le realizzeremo in una zona che è occupata da un rudere attualmente e sarà una realizzazione aperta a tutti, come deve essere, a tutti coloro che sono in una lista. Quindi è
inutile distinguere tra chi è lucchese e chi non è lucchese. Su queste cose bisogna seguire la legge e la legge dice alcune cose. E nelle ultime ore sono stati tantissimi gli attestati di vicinanza sia dei rappresentanti delle istituzioni che di semplici cittadini nei confronti del sindaco Tambellini e del neo assessore al sociale di Viareggio, Isaliana Lazzerini, a cui ignoti hanno tagliato le gomme dell'auto. Nessuna irregolarità nelle elezioni del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e nella vittoria della lista Ambiente, Sicurezza e Sviluppo. A sgomberare il campo da insinuazioni e dubbi sulla regolarità dello svolgimento del voto e delle sue modalità è stato il commissario Riccardo Gaddi, che ha respinto il ricorso presentato da Fortunato Angelini. Torniamo a parlare della situazione a Stazzema. È stata riaperta a senso unico alternato la provinciale 9, interrotta a seguito di un grosso movimento franoso. Ancora chiuse le scuole, preoccupazione per l'agibilità delle abitazioni. Si sta tentando in tutti i modi di salvare il salvabile nelle abitazioni evacuate a seguito della frana in località Iacco a Stazzema. Il cedimento del versante montuoso ha sgretolato i muri di contenimento e di fatto staccato una porzione di edificio dal corpo centrale. Il tentativo è quello di separare definitivamente le due parti, così da evitare che un eventuale nuovo cedimento trascini a valle l'intera villetta. Nel frattempo le famiglie sono ancora evacuate fino a data da definirsi. Intanto è stata riaperta al traffico la provinciale 9 di Stazzema. Si procede a senso unico alternato regolato da semafori e gli uomini della protezione civile, della provincia e del comune monitorizzano costantemente eventuali movimenti delle crepe presenti sul terrapieno e sull'asfalto, in modo da bloccare il traffico al minimo cenno di movimento. Sono stati installati anche dei riflettori con gruppi di continuità per poter effettuare controlli anche nelle ore notturne. Per evitare qualsiasi ulteriore pericolo derivante dal transito nella zona interessata, il sindaco ha prolungato fino a lunedì 27 gennaio la chiusura del plesso scolastico di Ponte Stazzemese. E sempre per quanto riguarda il maltempo a Capannori, in seguito ad una forte erosione della sponda nord del rio di San Martino in Colle, la strada comunale via per Villa Pucci nella frazione di San Martino in Colle è stata chiusa al transito per un tratto di circa 200 metri in direzione est, a partire dall'incrocio con la strada provinciale 31 di Monte Carlo. C'è anche uno storico locale della passeggiata di Viareggio tra i locali sequestrati in Toscana dalla Direzione Nazionale Antimafia nell'ambito dell'inchiesta anticamorra sul clan Contini. Si tratta del ristorante La Passeggiata, l'ex Fappani, la cui gestione da alcuni anni è passata di mano ad imprenditori provenienti dalla Campania. Attualmente sulla vetrina del locale campeggia un cartello con su scritto chiuso per cambio gestione. La maxi operazione anticamorra, scattata stamani all'alba in Campania, Lazio e Toscana, ha portato al fermo di 90 persone accusate di far parte del clan dei Contini, sequestrati anche beni per 250 milioni di euro. Oltre all'ex Fappani, in Toscana sono state perquisite anche 4 pizzerie dell'area pisana che risulterebbero intestate a prestanome e che sarebbero servite a reinvestire il denaro di provenienza illecita del clan. I carabinieri hanno denunciato a piede libero una donna viareggina di 32 anni per diffamazione a mezzo internet. La donna, impiegata di una ditta lucchese, avrebbe inviato numerose mail ingiuriose ai suoi colleghi. Da qui la denuncia di uno di essi. E sempre i carabinieri hanno denunciato 5 persone per appropriazione indebita. I 5 si sarebbero infatti rifiutati di restituire alcune attrezzature edili a loro affidate in comodato d'uso da un imprenditore della provincia di Treviso. A Lucca, ancora per la cronaca, i carabinieri del radiomobile hanno tratto in arresto 4 uomini di nazionalità romena che stavano rubando delle batterie elettriche da un immobile telecom dismesso in via Viaccia a Sant'Anna. Nella serata del 21 gennaio, una pattuglia del radiomobile dei carabinieri di Lucca ha notato in via Viaccia a Sant'Anna 2 veicoli con targa straniera che si aggiravano a fari spenti intorno ad un immobile telecom dismesso, una Volkswagen Polo con targa tedesca ed un furgone Citroen Jumper con targa romena.
Allertata la centrale, sul posto si sono recate altre 4 pattuglie, che sono riuscite a bloccare e a trarre in arresto 4 uomini di età compresa tra i 24 e i 26 anni, di nazionalità romena, ma residenti a Lucca presso il campo nomadi di Via delle Tagliate. La banda si era introdotta nell'edificio forzando una porta e stava asportando degli accumulatori elettrici caricandoli su un furgone. Al momento dell'arresto, i 4 erano in possesso degli attrezzi da scasso usati per entrare nell'edificio ed avevano caricato sul furgone 90 delle 250 batterie presenti nell'immobile. Una volta smontate e liberate dall'acido, il piombo delle batterie avrebbe fruttato circa 50 centesimi al chilo sul mercato nero. Per i 4 sono dunque scattate le manette e sono stati processati per direttissima per furto aggravato. Oggi c'è stata una nuova udienza del processo per la strage di Viareggio. La Procura di Lucca ha chiesto la modifica dei capi di imputazione a carico di Mauro Moretti, amministratore delegato di Ferrovie. Secondo la Procura, Moretti, in qualità di AD di Ferrovie, esercitava poteri apicali di indirizzo e coordinamento delle società controllate, raffigurandosi quindi come amministratore di fatto anche di RFI e Trenitalia. Ieri sera vi abbiamo dato l'annuncio del via libera da parte della Giunta Municipale di Lucca per la nuova strada di collegamento dell'ospedale San Luca con la Via Romana. Siamo andati a vedere dove verrà realizzata esattamente questa strada. Dovrebbe essere realizzata entro la fine dell'anno la nuova strada che collegherà l'ospedale San Luca alla Via Romana. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Municipale. La nuova viabilità sarà lunga circa 800 metri e sarà composta, oltre che dalle due corsie, da un marciapiede largo 1,5 metri e una pista ciclopedonale larga 2,5 metri. La strada partirà dalla rotonda, realizzata proprio davanti all'ingresso principale dell'ospedale. Partendo dalla rotonda, la strada attraversa il boschetto accanto all'ospedale, fa questa curva e va ad incrociare via Paladini, che è la strada dove ci troviamo adesso. Dopo la strada prosegue e confluisce con via dei Pini, che è una strada già esistente, passa attraverso queste abitazioni e va a finire sulla via Romana, incrocia la via Romana dove verrà poi realizzata anche una rotatoria. L'attuale carreggiata di via dei Pini è stretta, passa in mezzo ad alcune abitazioni con giardino e in alcuni punti consente il passaggio solo ad un'auto. Per far passare di qui anche marciapiede e pista ciclabile bisognerà necessariamente allargare la sede stradale. In corrispondenza delle abitazioni saranno installate barriere fonoassorbenti per limitare il rumore del passaggio dei veicoli. La nuova strada sbucherà sulla via Romana, ad Antraccoli, in questo punto. È qui che verrà realizzata la nuova rotatoria per regolare il traffico. Costo complessivo dell'opera 2.750.000 euro. La Polizia di Lucca, in collaborazione con la Polizia Municipale di Camaiore, ha effettuato un arresto per spaccio di stupefacenti in una zona boschiva in via delle Capanne a Camaiore. A finire in manette un marocchino di 24 anni sorpreso in flagrante mentre vendeva della cocaina a due giovani. Il giovane è stato condannato a 1 anno e 3.000 euro di multa con pena sospesa, trattandosi di prima condanna. Adesso torniamo a parlare delle elezioni per il nuovo sindaco di Capannori, perché c'è un nuovo candidato, è l'ex assessore Alessio Ciacci. Anche la lista civica Alleanza per i Beni Comuni ha il suo candidato a sindaco. È l'ex assessore comunale all'ambiente Alessio Ciacci, che l'anno scorso si era dimesso dalla giunta in polemica con il sindaco del Ghingaro. Alla presentazione della sua candidatura c'era anche Leana Quilici, l'altra assessore che aveva lasciato la giunta nel 2013. I giochetti politici non ci interessano, ha detto Ciacci. Il nostro obiettivo è migliorare la vita delle famiglie. L'ex assessore ha ribadito il suo no alla realizzazione degli assi viari ed ha presentato altri punti qualificanti del suo programma, ad iniziare da quello del risparmio. Con Ciacci sindaco, il sindaco si dimezzerà lo stipendio e ridurrà i costi della politica. Ridurrà lo staff del sindaco, perché non è pensabile che servizi comunali siano in difficoltà quando lo staff del sindaco ha 12 persone impiegate a tempo fisso. Questo è uno dei temi. Un altro tema importante è che purtroppo
condizione negativo. Il dibattito politico a Capannoli, lo vediamo anche dalla campagna elettorale e dalle primarie, il tema del compostaggio, un tema appunto che si discute da 35 anni purtroppo e che il nostro territorio sta perdendo in termini di possibilità occupazionali e di risparmio. Noi abbiamo un'idea diversa, innanzitutto della tecnologia, che non porti a Capannoli una difficoltà per la popolazione di accettare un grande impianto, ma di realizzarlo partecipando con la partecipazione della cittadinanza, ma soprattutto diversificando la progettazione, quindi non un grande impianto, ma presenteremo poi i dettagli anche economici della nostra proposta, un impianto, piccoli impianti che si distribuiscono più linearmente sul nostro territorio. Torniamo a parlare della guerra tra il comune di Lucca e la Lucchese Calcio per la questione del pagamento delle bollette per le utenze dello stadio Porta Elisa. Ci sta andando di mezzo un'altra realtà sportiva. Vediamo questa immagine. Devono mettere in funzione un generatore in modo da avere l'energia per illuminare la palestra grazie ad un impianto elettrico provvisorio. Sono ridotti così i responsabili della pugilistica lucchese, alle prese con il blackout dopo la chiusura dei contatori decisa dalla Lucchese Calcio, a seguito della diatriba sulle bollette con il comune. Qui si allenano 70 tra ragazzi e bambini, che però devono affrontare disagi sempre più grandi. L'illuminazione è parziale perché più di così non riusciamo ad ottenere. La situazione in cui ci stiamo allenando, diciamo, è al limite della praticabilità, perché non abbiamo l'uso completo della palestra, né tantomeno possiamo usufruire degli spogliatoi e dei servizi igienici. Secondo i dirigenti della pugilistica, l'assessore Tuccori ed il comune, da parte loro, hanno dimostrato la volontà di risolvere la questione. Anche il presidente della Lucchese Bacci a parole ha detto di non avere niente contro la pugilistica, hanno aggiunto i dirigenti. Però poi alla fine è stata la società rossonera a staccare la luce. A prescindere da chi può avere torto o ragione, noi diciamo che siamo nel mezzo fra questa diatriba, fra l'amministrazione comunale e la Lucchese Calcio. E in questo momento ne stiamo pagando le conseguenze, le paghiamo sulle nostre spalle, perché e di questo passo penso che la pugilistica sia destinata a morire. Non c'è una possibilità di poter programmare la stagione in questa situazione. È tutto per questa prima parte. Ci fermiamo adesso, un breve break pubblicitario. Subito dopo torniamo con lo sport.